Eccola la première mondiale di Nissan qua a Salone di Francoforte, la Concept Grip Z, che potrebbe anticipare la prossima generazione di Juke, un crossover compatto, unico nel design come concezione. Ma andiamo a vedere invece la sostanza qua allo stand Nissan. Abbiamo il nuovo Navara NP300, praticamente un pick-up più adatto alle strade americane rispetto alle strade europee, però comunque un design interessante, non ci soffermeremo molto. Ma dove ci soffermeremo? Sulla nuova Nissan Leaf. Allora, facciamo una premessa: la Nissan Leaf non cambia nel design, non cambia negli interni, non cambia nel motore, ovviamente completamente elettrico. Dove cambia? Cambia nel pacco batteria. Un nuovo pacco batteria che promette e permette un'autonomia di 250 km. Intanto Luca, magari vieni che ricordiamo ai nostri lettori com'è dentro la Nissan Leaf. Purtroppo una notizia che non farà piacere ai proprietari della vecchia, tra virgolette, Leaf, perché il pacco batteria, pur essendo dello stesso peso, delle stesse dimensioni della precedente, non sarà retrocompatibile, ovvero i proprietari della vecchia Nissan Leaf dovranno vendere la propria vettura e ricomprarla se vorranno un'autonomia maggiorata. Ci piace la politica delle case che aggiornano i modelli con l'evolversi della tecnologia delle batterie, quindi aumentano il range, il chilometraggio possibile con le proprie vetture. Invece non ci piace la politica di non permettere una retrocompatibilità, magari anche a pagamento, per chi ha speso già tanti soldi per una vettura elettrica che è stata tra l'altro tra le prime ad essere commercializzata. Vedete qua il pacco batterie posto sotto al pianale.